Eccoci di nuovo insieme con una nuova ospite di oggi. Siamo felicissimi di avere con noi Rosalia Chiarappa di Città Meridiane per parlare di vacanze insieme ai nostri amici a quattro zampe. Buongiorno Rosalia, ben trovata. Buongiorno Tony, buongiorno a tutti i telespettatori. Sono felicissimo di averti qui con me stamattina per tutta una serie di motivi, tra cui il fatto che siamo entrati ufficialmente nell'estate, la stagione più calda dell'anno, ma anche quella che ci consente di spezzare la routine della nostra quotidianità andando in vacanza, questo periodo tanto desiderato e tanto atteso, che quanti condividono anche con i propri animali domestici, in maniera particolare con i nostri amici a quattro zampe, può diventare un momento anche critico, perché non sempre, non ancora, tutte le strutture ricettive sono attrezzate per ospitare le nostre famiglie allargate. Che cosa ci dici a questo proposito, Rosalia? Qual è il punto della situazione? Beh, noi abbiamo cominciato a viaggiare, girare con quattro zampe esattamente nel 2000, quindi insomma sono passati ben 24 anni. La nostra testimonianza per cui è abbastanza lunga, quasi un quarto di secolo. E devo dire che dal 2000 al 2024 effettivamente le cose sono cambiate e sicuramente posso dire in meglio. Si sono attrezzate moltissime strutture ad accogliere i nostri amici a quattro zampe, e come strutture intendo non soltanto quelle ricettive, ma anche spiagge, musei, diciamo addirittura i villaggi. Ecco, i villaggi che fino a qualche anno fa erano off limits per le famiglie allargate, quindi per chi voleva andare in vacanza non soltanto con i bambini ma anche con il quattro zampe, da qualche anno a questa parte invece si sono attrezzate per accogliere appunto le famiglie al completo. Bene, e questo ci può, non può farci che piacere, perché abbiamo, intanto mentre ce lo raccontavi, stavamo vedendo qualche immagine di una delle ultime passeggiate che avete fatto con il vostro otto. Stavo dicendo, questa realtà non è affatto scontata per quanti hanno condividono, vivono la propria quotidianità con gli amici a quattro zampe, perché il rapporto che si crea con questi esseri viventi è un rapporto di straordinaria intensità, tu ce lo puoi confermare, e avere la possibilità di vivere anche i momenti di vacanza insieme ha un suo valore aggiunto. E tu con il blog Città Meridiane ce lo condividi quotidianamente. Sì, dal 2015, quindi anche qui un bel traguardo, perché l'anno prossimo sono 10 anni di blog, abbiamo deciso di condividere le nostre esperienze di viaggio, ma anche i nostri itinerari a quattro gambe, a quattro zampe, con questo blog, cittameridiane.it, in cui raccontiamo i nostri viaggi, i nostri giri, ma soprattutto diamo anche consigli, soprattutto per chi magari ha le prime armi e teme di condividere, oltre che la vita quotidiana, anche magari appunto le vacanze con i propri quattro zampe. Invece in realtà, con un minimo di accortezze prima di partire, si può tranquillamente organizzare in maniera quasi perfetta una vacanza insieme, senza assolutamente creare problemi né a noi, perché vogliamo magari goderci le vacanze in santa pace, né a chi eventualmente ci accoglierà. Anche perché, ecco, dalla mia esperienza personale devo dire onestamente che non ricordo di essere mai stato disturbato da un amico a quattro zampe durante le vacanze. Anzi, se devo scavare nei miei ricordi, le immagini che mi vengono più facilmente alla memoria sono i sorrisi dei bambini quando vedono appunto questi nostri amici e la voglia di accarezzarli. Capita anche a te, ecco, di dover condividere le carezze al tuo cagnolone con altri colleghi vacanzieri?
Beh, assolutamente sì, tra l'altro Otto è un bovaro del Bernese, quindi è anche abbastanza raro vederli così a loro agio nell'acqua come abbiamo visto nei filmati. E non a caso ho scelto questa tipologia di filmati al mare perché è molto più normale, tra virgolette, vedere questi cani sulla neve, quindi sono molto più a loro agio. Otto è particolare perché essendo pugliese, in pratica è arrivato da noi che amiamo il mare e quindi ha condiviso sin da subito questa nostra passione, sia sulle imbarcazioni che, come avete visto, direttamente in acqua, per cui adora tuffarsi e quindi diventa uno spettacolo nello spettacolo e molto spesso, anche se noi scegliamo magari zone più appartate, proprio perché il cane uscendo dall'acqua naturalmente si strulla, come si dice, no? E quindi può dar fastidio a qualcuno essere bagnato, avere una doccia improvvisa, per così dire. Invece in realtà sono bambini, ma anche adulti che ci raggiungono, ci giocano, si divertono magari a tirargli qualche rametto in acqua e lui prontamente lo va a prendere, lo riporta, quindi diventa un divertimento condiviso. E naturalmente ciò non toglie che bisogna partire preparati, quindi immagino che vorrai sapere una sorta di vademecum, almeno minimo, per preparare la loro valigia, ma anche per preparare noi stessi ad una vacanza che sia effettivamente dog friendly. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi ecco, sono pronto con la penna per prendere nota. Facci sapere che cosa non può assolutamente mancare nella valigia di Otto. Allora, nella valigia di Otto non può mancare assolutamente, come vedete lo portiamo al mare, quindi un asciugamano, noi consigliamo un pile di quelli che gli umani utilizzano in piscina perché così si asciuga il pelo e se non c'è possibilità di fare una doccia al rientro, portare con sé anche una bottiglia di acqua dolce per sciacquarlo, perché è importante non lasciare il sale sulla pelle del cane in quanto è irritante. Non possono mancare le sue spazzole perché appunto l'animale va comunque spazzolato nonostante sia stato sciacquato, magari qualche medicinale veterinario perché purtroppo, dobbiamo sottolinearlo, non sempre è facile trovarli in giro e quindi il minimo indispensabile insomma del pronto soccorso veterinario. E la sua pappa, naturalmente, i suoi gio qualche giochino e poi, soprattutto in vacanza, sono comodissime le ciotole ripiegabili, quelle in silicone. Prima di partire, invece, è opportuno un controllo medico-veterinario, è opportuno considerare che tutti i documenti del cane siano a posto, quindi non soltanto il libretto sanitario, ma anche quello antirabico che viene chiamato passaporto, che è indispensabile quando il cane viene portato all'estero. E poi, se il cane è appena arrivato in casa o è cucciolo, magari abituarlo a piccoli tragitti in auto prima di portarlo per lunghi tragitti che comunque vanno intervallati, perché se è opportuno non dare cibo prima e durante il viaggio, è sempre necessario idratare il cane, quindi dargli da bere, oltre che i pit stop, come li chiamo io, per i bisogni, no? E quindi è importante abituarlo anche a questo tipo, diciamo, di viaggio. In auto poi, mi raccomando, perché se no si incorre in multe salate da parte della polizia stradale, legarlo con l'apposita cintura, in commercio ce ne sono di tutti i tipi, se il cane è grande può stare tranquillamente sui sedili posteriori, però agganciato alla cintura, oppure nel trasportino. Grazie, grazie mille Rosalia, davvero preziosi questi tuoi consigli. Prima di arrivare ai saluti finali, mi voglio ricollegare ad una bella espressione che hai utilizzato. I vostri sono viaggi a quattro zampe e a quattro gambe, perché con te, con Otto, c'è anche il prezioso supporto di tuo marito Michele, quindi un compagno di viaggio nel senso più largo del termine. E oltre il mare ci sono anche le aree interne. Voi siete dei viaggiatori consumati, lo dicevi prima.
prima con grande esperienza e anche un'ottima capacità di raccontare i vostri viaggi. Per questo vedevamo anche il sito Città Meridiane che vi invitiamo a visitare per conoscere i luoghi dove sono stati i nostri amici. E ecco quello che ti volevo dire, che ti volevo chiedere, voi siete, ovviamente non ponete limiti ai vostri viaggi, ma come pugliesi sicuramente in questi anni state apprezzando anche la grande offerta che la nostra regione come dire, mettendo a disposizione dei tanti viaggiatori internazionali, ma anche degli stessi pugliesi. La Puglia, questa regione così lunga, dal Gargano al Salento ci sono circa 400 chilometri, e una costa che mi sa solo ieri scandagliavamo in termini di chilometri, anche lì tantissimi chilometri di costa. Insomma, una regione ancora tutta da scoprire anche per noi pugliesi. Ecco, a questo proposito, che cosa puoi raccontarci? Posso raccontarvi una bella notizia, perché dal 2018 la Puglia, con la sua ordinanza balneare regionale, è tra le più avanti in Italia. Infatti, questa ordinanza in pratica spinge i comuni a, entro il 30 marzo di ogni anno, a segnalare sui propri siti istituzionali o attraverso segnaletica sulle spiagge, quindi i comuni costieri, a individuare le spiagge in cui è vietato, diciamo, l'introduzione e la permanenza di animali. Lì dove cartelli o affissi, diciamo, online non sono visibili, vuol dire che le spiagge sono libere. Quindi in pratica si è invertito il meccanismo che vigeva fino al 2018. In pratica non è sempre vietato e lì dove è libero non c'è il cartello, è esattamente il contrario. Quindi entro il 30 marzo di ogni anno i comuni sono tenuti a segnalare le spiagge in cui è vietata l'introduzione e la permanenza del cane o comunque degli animali e lo stesso devono fare le spiagge private. Quindi quelle spiagge che non li ammettono devono inserire diciamo, all'ingresso il divieto. Lì dove non c'è, comunque in genere le spiagge, diciamo pet friendly, segnalano questa loro peculiarità perché diventano molto preziosi a chi come noi, sia a livello locale che a livello diciamo, di gente forestiera che arriva da fuori, è molto importante segnalare queste spiagge. Devo dire che anche noi siamo spesso chiamati dai privati diciamo, a fare da testimonial, più che noi, naturalmente, il nostro richiestissimo Otto. Caro Toni, mi arrivano le mail intestate a lui. Ah, che bello, questa sì che è una bella notizia. Bene, Rosalia, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi stamattina a parlarci dei vostri viaggi a quattro gambe, a quattro zampe. Invito nuovamente i nostri amici telespettatori a seguire le vostre tappe, le numerose tappe dei vostri viaggi sul sito Città Meridiane. Abbiamo detto in Puglia, ecco, ci salutiamo così. Inviando queste cartoline a quanti ci stanno ascoltando, non solo mare, quindi io do tre località di mare tra Gargano, Barese e Salento, e tu dovrai dare tre località dell'entroterra, così ci salutiamo inviando degli input a quanti ci seguono. Allora, io per il Gargano dico Vieste, per la zona Bari-Brindisi dico Ostuni, e per il Salento faccio Castromarina. A te per le aree interne. Allora, sicuramente sulla Valle d'Itria mi è molto difficile scegliere, per cui piuttosto che una città ti direi o un borgo, ti direi l'intera area, perché tra l'altro sono davvero molto pet friendly e quindi io ragiono naturalmente in questi termini. Per quanto riguarda, diciamo, la tua area, quindi quella della provincia di Foggia, non posso che individuare quella dei Monti Dauni, anche lì più di 30, credo siano 30-32 cittadine tra cui scegliere, piccoli borghi tra cui scegliere. E per quanto invece riguarda l'entroterra salentino,
lì mi trovi non impreparata, perché anche lì ce ne sono così tanti che è difficile sceglierne uno in particolare. Però, per esempio, noi ci troviamo molto bene quando siamo nella zona proprio più a sud, e quindi, per esempio, scegliere Ruffano, che ti consente di, come dicono loro, scegliere il mare a seconda del vento, essendo più o meno al centro della punta del tacco. Quindi se maestrale si va dalla parte ionica, se scirocco si va dalla parte adriatica, e lì il mare lo troviamo sempre bello. Grazie, grazie mille per averci fatto viaggiare anche con queste cartoline. Un caro saluto a te, a Michele e a Otto e buone vacanze 2024. Grazie a tutti, grazie a te. Bene, io restituisco la linea alla regia, noi ci ritroviamo tra pochissimo per la volata finale di Just Today.